9.30 ora locale, Global Project in diretta da Istiklal, la via principale dello sciopero. Quello che sentite sono i cori, gli slogan contro Erdogan, contro la polizia fascista turca. Ci sono almeno 50.000 persone che adesso stanno resistendo a uno sgombero aggressivo, immotivato, che ha anticipato l'ultimatum di Erdogan di 24 ore. Di fronte a noi, dove sta riprendendo adesso, un idrante della polizia turca sta cercando di sgomberare questa piazza con lacrimogeni, gas urticanti e idranti. Nessuno sta andando via, stiamo tutti qua a difendere Gezi Park. Mentre vi sto parlando, la polizia ha fatto irruzione dentro Gezi Park usando gas. In questo momento, come vedete, la polizia sta caricando, ma ce ne andiamo tutti con calma, stiamo tenendo questa piazza, perché questo è quello che accade ai confini dell'Europa, di un paese che vuole entrare in Europa, ed invece un paese che è entrato in Europa solo per il business, per le fabbriche di tessili, che non sa accettare la democrazia quando essa è vera, reale e mette in discussione tutto. Abbiamo bisogno di tutti voi. Un saluto da via Istiklal di Istanbul a tutti i compagni e le compagne della foresta di Sherwood. Rimanete connessi, Gezi Park, una battaglia comune.